To be or not to be, questo eterno dilemma da Amleto di William Shakespeare, è per me molto attuale in questo periodo. Essere o non essere, agire o non agire. Viviamo in un'epoca di grandi cambiamenti, dove tutto sembra trasformarsi, ed è questa idea che ho cercato di riportare in questa mostra. Nel piano superiore potrete vedere dei quadri dedicati all'acqua. L'acqua è un elemento fondamentale per la vita, è un elemento che ci dà anche origini, perché noi nasciamo nel liquido amniotico e da lì parte tutta la nostra vita, la nostra essenza. È un cammino iniziatico, come il cammino di Pinocchio, che cerca se stesso, cerca la luce, cerca la verità. C'è un trittico dedicato all'acqua. Il titolo è Viva l'indefinito. Sono tre quadri dove il colore bianco viene trattato in tre maniere diverse. Un gioco intellettuale. Questi segni sono speculari sia a sinistra che a destra, sia sopra che sotto.
Acqua Red Viva il Sangue, l'ho realizzato nel 2014. Viva il sangue non come violenza, ma come componente del nostro corpo umano, come circolazione, come linfa vitale per l'esistenza dell'uomo. Ho esposto tutta una serie di ceramiche e manipolare la terra ha una sua importanza. Queste ceramiche sono molto colorate e rappresentano disegni legati ad animali inventati, animali strani, animali stilizzati. Ho riprodotto il terzo occhio, quindi la conoscenza. Per me è importante conoscere per poter andare avanti, per poter camminare, per poter seguire una strada.